Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. L'Italia, dopo 60 anni, troppo successo, è fuori dai mondiali di Russia 2018. Questo già lo sapete, l'avete già visto, avete già assaporato il dolore. Non ho ancora realizzato, sai quando lo realizzerò? Quando ci sarà la prima pausa di campionato e non saprò che cazzo guardare. Non disperate, perché a marzo del 2018 c'è un nuovo amichevole in cui l'Italia si rifarà vedere davanti agli occhi del mondo. Cioè Italia è un amichevole. È un amichevole però, cioè stiamo calmi, è un amichevole. Con l'Inghilterra, a Londra, a Wembley, quindi... Però avremo l'occasione di rifarci e l'Italia lo farà, perché l'Italia sa farsi di brutto. Prendete la Boelcan. Con calma, con calma. Oggi vogliamo presentarvi l'eroe della nostra nazione. Carlo Tavecchio ha dato le sue dimissioni. Quindi un minuto di silenzio. E che è stupido, che è basso, che non troviamo una foto di lui in piedi. Non è stupido! È un genio incompreso del calcio italiano. E della macrobiotica. Il controllo palla che ha. E il concetto metafisico che sta tra il colpire la palla e l'indirizzarla verso un punto specifico. E il concetto metafisico che sta tra il colpire la palla e l'indirizzarla verso un punto specifico. Ha un suo schema logico mentre controlla la palla, che non è di questo pianeta. È un qualcosa che... No, non ce la fai mica. L'intelligenza artificiale non riuscirebbe a duplicarlo. Cioè, ma lo volete capire? Lo volete capire? Guardalo lì. Guardalo. Subito. Fatelo. Subito. Fatelo voi. Fatelo. Subito, zio. Guarda che si guarda intorno, tipo... Qualche raga, avete visto? Avete visto, raga? Avete visto che cosa c'è fatto? Avete visto? Avete assaggiato la metafisica. Dovrebbero coprirlo di qualcosa. Guardalo lì! Guardalo! Guarda, sposta le reti! Non perdi tempo per dare un'occhio a tutto questo! Sposta le reti, lui fa tutto questo! Guarda che è sinistro! Guardalo, guardalo! Guarda la punta! Chi lo sa fare di punta, raga? Che tecnica ha! Guardatelo! Oh, guardalo! Destro e sinistro! Come fosse l'acqua! Acqua! Destro, guardalo lì, lo sta. Guarda il palo, facile! Lui lo sa che non lo prende! Lui lo sa! Lui sa tutto, lui prevede tutto, lui conosce tutto! Lui lo sa! Poi arriva un messaggio in direct, andato scusate, un po' di figa da sistemare. Volete vedere? Apoplettico. Volete vedere un altro aspetto? Di Tavecchio? Dai, incazzato, dai, lo volete vedere? Perché spesso Tavecchio viene accusato di essere uno stupido, uno stolto, uno che non sa le cose. Che il mondo dei dilettanti sciaponi. Con la frase uscì. Metteniamo con la frase. Tout de suite. Ma la questione è perché non sa. Io ho fatto una squadra nel 1974. 44 anni non ho mai ritirato un'indennità. Venite a Ponte Lambro a vedere cosa c'è. Vai a Ponte Lambro. Vai a vedere a Ponte Lambro. Chapeau! Da chi chapeau? Non so. Da quelli di Ponte Lambro. È questo che voleva dire lui. Chapeau a quelli di Ponte Lambro. Certo. Ponte Lambro. Ha un comune. Un comune, non è solo un ponte. Della provincia di Como in Lombardia. Ma questa che state vedendo qua è la casa di Tavecchio in cui lui, 44 anni fa, ha fondato la sua prima squadra di calcio. 44 anni fa! Aspetta. Nel 1974! 1974! Sti cazzi. Lo vedi quello verde? Sì. Era il suo seggiolino da bambino. Lo vedi? Serio? E quello lì. Il fogliettino lì di carta era convocazione. Bravo! Il database dei virus di Avast è stato aggiornato. Guarda lì. Questo è dove giocava lui, dove si arrampicava da bambino, sugli alberi. Guarda lì la sciura. Guarda lì. Guarda, è sparito. Non c'è più. È lì, è lì. Ah, è lì, è lì. Perché lo fate? Perché ce l'avete con lui? Guarda che ponte! Lui è un genio! Guarda lì il Ponte Lambro! Ha fatto un ponte in un paese che si chiama Ponte Lambro! Cosa vuole più? Cosa vuole più? Cioè deve fare il Lambro? Non lo so! È tutta colpa nostra, ragazzi! Che non lo abbiamo creduto fino in fondo! È tutta colpa nostra! È basso! È basso! Ma della sua bassezza ne fa un cavallo di battaglia! Minchia, come Napoleone! Come Napoleone? Come Napoleone? È francese! Puttana! Vedo Tavecchio e vedo la generazione futura che sì. La loro figura di ispirazione sul quale si baserà la tecnologia, le agricolture, la cucina, le infrastrutture sarà basato sull'idea di Tavecchio. È questo quello che noi non capiamo. E con questa notizia bomba, linea allo studio. Commentate, spolliciate, dislikeate, cagate, hashtagate. Followate, subscribate. Raga, iscrivetevi.